Nasce una bambina, che cosa si fa? La mamma di solito cosa mette? La mamma e il papà fuori dalla stanza dell'ospedale? Mette un bel fiocco di colore se nasce una bambina. E se nasce un bambino? E voi vi siete mai chiesti perché se nasce una bambina c'è un fiocco rosa e se nasce un bambino? Ma chi l'ha deciso? Il padre. No, vero, vero. Ma perché? Ve lo siete mai chiesto? No, sì. Ah, e come ti sei risposta? Questo è l'esempio perfetto di uno stereotipo. Stereos dal greco vuol dire rigido e topos, topoi vuol dire immagine. Quindi stereotipo vuol dire schema rigido. Praticamente, anticamente, ve la faccio molto breve, qualcuno ha deciso che quando nasce una femmina bisognava mettere un fiocco rosa, tutto doveva essere rosa. Io ho 35 anni e quando ero piccola mia madre mi ha fatto una cameretta in cui era tutto rosa, dalla tendina, dall'ampalario, infatti io adesso il rosa lo odio, non lo posso neanche più vedere. E invece per i maschietti di solito c'è tutto azzurro, tutto verde. Per lo stesso motivo, per lo stesso concetto, quando una bambina fa il compleanno, che cosa si regala? Bambole. Bambole, oppure? Trucchi, di solito, quando magari è un po' più grande. E invece il maschietto, che cosa si regala a un maschietto? Gemmelline, dinosauri, pistole. Vedo che siete preparati. Ma di che cosa? Ma una domanda faccio, ma è possibile che tutti i maschietti amino i dinosauri e le costruzioni, no, tutte le femminucce, le bambole? Non solo le bambole, pure lo play. Ah, pure la play, esatto. Per esempio, io da piccola giocavo solo con la PlayStation, non mi piacevano tanto le bambole. E devo dire che non tutti capivano questa mia passione, perché magari pensavano che io dovessi giocare con le bambole.